Intanto un piacere conoscerla, conoscerti, forse no, dammi del tu, ancora dammi del meglio, tu. ancora meglio. Insomma, c'è un grande rapporto con Pescara, col presidente Sebastiani, parole bellissime nei confronti della società e del presidente del club. Ma parole sentite, anche un po' dimostrate dai fatti, cioè, credo che veramente il Pescara Calcio faccia bene al calcio italiano, all'Italia, perché solo ieri sera Cristante e Biraghi hanno raggiunto due semifinali europee ed è stato proprio il Pescara a riportarli in Italia da avventure estere non particolarmente esaltanti, perché da qui continuano a nascere talenti italiani per il nostro calcio, Cerri alla Juve, ma so che ce ne sono altri due proprio pronti ad emergere, c'è Zeppieri con 2006 molto bravo, un 2009 Arena che ha debuttato in primavera, è un ragazzo già seguito da tantissimi club. Ho visto con i miei occhi, ho toccato con mano. Quali? Roma, Milan, no, tutti, perché qui i giovani vengono tutelati, vengono coltivati, hanno le strutture per poter vivere, lavorare. So che la piazza freme, so che la piazza vorrebbe vincere il campionato, vorrebbe tornare in una categoria che sicuramente meriterebbe. L'habitat poi tra l'altro. Penso anche a quante realtà anche più importanti a livello di bacino di Pescara sono fallite, basti pensare a Bari, Palermo, sono piazze dove hanno buttato tanti soldi, qui invece i soldi non vengono buttati ma vengono realizzate delle strutture che permettono ai nostri giovani di poter realizzare i propri sogni e poi sicuramente insieme a questo progetto per il futuro non credo che Sebastiani mollerà il presente, quindi credo che farà il massimo possibile affinché la squadra possa raggiungere l'obiettivo della Serie B. Ecco Di Marzio, quanto contano le idee nel calcio? A mio avviso anche più dei soldi, perché ci sono degli esempi illustri, Mantova e Juve Stabia, che non devono essere un'eccezione, no? No, è vero, anche perché sicuramente non erano le favorite, ci sono squadre che hanno speso più di Mantova e Juve Stabia e non hanno vinto il campionato, sono in C da tanti anni e non riescono a vincere il campionato, quindi sicuramente le idee contano, a livello di idee mi sembra che il presidente sia un ciclone, non sempre poi dopo le idee si possono realizzare in maniera positiva. Poi questa è stata un'annata abbastanza balorda perché comunque il mister è stato male, c'è stato quel periodo di interregno che non ha funzionato, adesso c'è Manuel che ha approcciato molto bene, la squadra è più equilibrata, tra l'altro c'è un filo diretto con Emanuele perché mio papà ha allenato il papà Armando ai tempi del Catanzaro e quindi lo seguo con grande era un difensore il papà era di un Emanuele. Difensore mentre Emanuele è stato un grande centrocampista e ha tutto secondo me per fare l'allenatore a grandi livelli e speriamo possa essere lui a riportare il Pescara in B.